È la vita un sogno per me. I ricordi mi sembrano veri. I miei sogni son sempre sinceri, tra storie d'amore e il cuore che va. La realtà di ogni giorno è più dura, ci si uccide anche senza pietà. Si può dare l'amore più vero, un cuore sincero, che sogno è per me. Veduti sì, i miei grandi eroi, eran proprio da soli con me. O mascagni, fattori e modi, ci insegnate la vita com'è così. Una storia che passa nel sogno è una favola della realtà. Che riempi il mio cuore, un sogno è l'amore, l'amore per te. Stop, per favore. Partito 203. Motore. Azione.
Nel 1930 l'Italia vive in pieno regime fascista, il famoso ventennio nero. Dappertutto allora principiava a nascere in tutti la fissazione di diventare il rappresentante del popolo, di quell'impero che, dicevano, avrebbe comandato il mondo. Nella città gli schieramenti furono diversi da tutto il resto dell'Italia. Difatti si capì subito che per il particolare carattere della popolazione, mentre alcuni andavano dietro alla filosofia presuntuosa di quel fascismo, molti, la maggior parte, si erano schierati con coraggio con i più deboli e con chi non avrebbe voluto prepotenze e soprusi. Aiuto! Alberto era un giovane del quartiere di Venezia, dalle fattezze arabe e dalla pelle scura, caratteristiche che tradivano le origini di una razza venuta da terre lontane, forse discendente da qualche pirata algerino o turco, ma chi lo sa. Era innamorato di Artemisia, una di quelle famose belle bimbe della Venezia, il quartiere più ganzo della città, conosciuta per la sua risolutezza, oltre che per una proverbiale bellezza. Non vedevo l'ora che facessi giorno. Ah sì? E come mai? Non lo immagini? Ah no, davvero. Non riuscivo a chiudere l'occhio stasera. Poverino, mi dispiace. Non ti potevi prendere una camomilla? Dovevo prendermi Matti, mia bella Artemisia. Soltanto te potevi acquietare la mia insonnia d'amore. Senti, a voler fare poeta stamattina. Guarda che io non c'ho tempo per ruzzare, c'ho da lavorare. Ma alla fine ti sei addormentato? No. E adesso sono qui. Finalmente ti posso vedere. Ti posso toccare. Scusa. E senti. Non è che uno di questi giorni ti possa vedere da sola? Ma sei scemo. Ha voglia di ruzzare. Guarda che io sono una ragazza monca. Comunque, domenica vado alla festa dell'uva con una mia amica. Se vuoi mi chiami. Barbarina. Stasera? E siamo andati a vedere Misia. Ah, no, bene, la venita lo spettacolo. Sì, vai, sì. Non possiamo tenere là. Vai, bene. Allora a dopo. A dopo. Aspetta, eh. Ciao, bene. Ciao. 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 Misia, cosa fai lì tutta impalata? Aspetta da Gisa, si va alla festa dell'uva, vieni. Vado a portare la spesa alla mia mamma e vi raggiungo, va bene? Sì, ma vieni, ti si aspetta. Mammanina, cosa fai così conciata? Voilà, Bruno, vado alla festa dell'uva. Stasera faccio spettacolo per accumulare qualche centesimo. Capisco, con questi piedi di luna vengo anch'io, Quello scemo, al solito ce lo so marcio, ma ha fatto fare tardi. Oh, corre a litigare dopo 3 anni di fidanzamento. Lo sa com'è quel citrullo, basta che parli con un altro e giù parolaccio, non ne posso più. Ma dai, ovvio, che tanto faccio fa faccio uguale. Ma sì, ma chi se ne frega, andiamo alla festa dell'uva. E te con Alberto? Allora, retira il punto. L'altra mattina mi si Thank you.
Stanca, eh? E con Armando? È venuto e non ha neanche visto lo spettacolo. Dai, sarà dietro all'università. Vedrai che prima o poi si accorgerà di te. Vedrai. È come al grado con me. Ah, quelli non pensano altro che a studiare. Ma se lo dici te. Vabbè, dai, Bruna, andiamo, va?